tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Scream Week rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su cosa andare a vedere al cinema, tranquilli, ci pensiamo negli Scream Week. E oltre le tante uscite per quanto riguarda i film candidati agli Oscar, ci sono anche altri film in uscita. E oggi vi parlerò di un film che è in realtà tratto da una storia vera. E sto parlando del Diritto di opporsi, che uscirà nelle sale dal 30 gennaio. Prima di iniziare però non dimenticate di cliccare sulla campanella qui sotto, così da iscrivervi al canale di Scream Week, attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei nostri video, delle nostre rubriche. Però se non avete voglia di video ma avete voglia di podcast, tranquilli, Scream Week ce n'è per tutti i gusti. Infatti trovate tutte le rubriche di Scream Week anche in versione podcast e ci trovate su Spotify, trovate tutti i link qui sotto. Il Diritto di opporsi vede come protagonista Michael B. Jordan, che torna al cinema dopo il celebre ruolo e successo di Black Panther. Questa volta è nei panni di un giovane avvocato, Brian Stevenson. Appena laureatosi all'università, Brian ha un sogno, quello di aiutare i condannati a morte e vedere se hanno avuto accesso a un giusto processo oppure sono stati vittima di un processo ingiusto e frettoloso. Proprio lì la sua strada si incrocerà con quella di Walter McMillan, detto Johnny D, e a interpretarlo è l'attore Jamie Foxx. L'uomo è stato trasferito nel braccio della morte prima ancora della conclusione del suo processo. Ma come andrà a finire il film lo scoprirete guardandolo al cinema, perché qui non si fanno spoiler. Ma iniziamo a parlare del film senza fare spoiler. Come vi ho detto, questo film è tratto da un'importantissima storia vera e vede l'avvocato Brian Stevenson proprio come uno dei produttori del film. La storia si concentra principalmente sul caso di Walter McMillan, che è un uomo condannato al braccio della morte tramite un processo sommario. Il film parla di una storia vera e affronta diverse tematiche importanti ancora oggi estremamente attuali, soprattutto in una società come quella statunitense. Si parla per esempio della pena capitale, come sia in realtà una condanna irreversibile e una decisione anche molto fallace, visto che ogni 9 condannati a morte in America, uno risulterà innocente da una revisione di un processo. Il film parla anche di alcune lacune giudiziarie, come per esempio a volte un giusto processo sia accessibile solamente a coloro che hanno la possibilità di pagare un buon avvocato, e come quindi anche la classe sociale possa determinare l'accesso alla giustizia. Il film parla di razzismo, ma fa un discorso molto più complesso, senza fare una divisione sommaria e quasi retorica su bianchi e neri, ma parlando e introducendo anche un altro argomento, quello proprio del classismo. L'accesso ai privilegi sembra molto più semplice per chi ha i mezzi per poter accedervi. Se la giustizia è accessibile solamente a coloro che hanno disponibilità economiche, allora forse non è proprio giustizia. Il film racconta una storia molto molto attuale. Jamie Foxx è davvero bravissimo all'interno di questa interpretazione, ma nel film secondo me a brillare è Tim Blake Nelson, che qui interpreta il ruolo di Meyers. Lui è assolutamente bravissimo. Nel cast c'è anche Brie Larson, l'attrice premio Oscar, che qui purtroppo ha una parte davvero piccolina. Il ruolo del protagonista è quello di Michael B. Jordan, che sotto alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda alcuni monologhi, sembra un pochino acerbo per determinati aspetti, ma se la cava molto bene. Il film, secondo me, oltre a raccontare una storia importante, apre anche una discussione importante, fondamentale, soprattutto per un paese, un sistema giudiziario come quello statunitense. Quindi se avete voglia di qualcosa un po' diverso dal solito, potrebbe essere un film interessante. Ma questa era la mia opinione sul Diritto di opporsi. Quando andrete a vedere il film, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciandomi un commento qui sotto. Prima di farlo però non dimenticate di iscrivervi ai canali social di Scream Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screamweek.it. Io sono Barbie Xanax e se avete ancora voglia di seguirmi potete trovarmi sul mio canale, ovvero Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!